Signori, bentornati in un nuovo video. Oggi cominciamo Resident Evil 2 Remake. Voglio farli tutti Resident Evil e quindi direi di partire dal 2 perché l'1 lo so già ed è un po' troppo vecchiotto, secondo me. Non lo so se è tanto bello da portare, però eventualmente lo porto anche. Però iniziamo comunque dal 2. Direi di iniziare, modalità storia. Ah, ho preso la Deluxe Edition e quindi mi dà pure dei costumi per Leon e per Claire. Io giocherò con Leon. Abbiamo sia questo che lo minchia, questo sembra Rick Grimes di The Walking Dead. Vai, diamo da sceriffo. Nuova partita. Senti, dico sul serio, ok? L'ho visto con i miei occhi. Oh, ma ti credo, ragazzo, ti credo. Raccontaci, com'è andata? Coraggio. Ok, beh, lo scorso venerdì sera stavo tornando a casa dal bar e una tizia inizia ad avvicinarsi. Attenzione, Crispy McBacon. Fosse ubriaca. Oh, ehi, ok, dici onestamente, quanto avevi bevuto? Credimi, mi ero solo fatto un drink. Come no? Dai, ascoltami, ok? Si è avvicinata e ho guardato meglio. Dovevi vederle gli occhi, il naso e tutta la faccia. Sembrava stesse marcendo. Sembrava un cadavere. Un cadavere che cammina, amico. Ti ricorda mia moglie. Non avevo mai visto niente del genere, da allora non riesco a dormire. Coraggio, calmati, bello, rilassati. Ehi, devi essere forte. Non farti prendere dal panico, ok? Forse hai ragione. Se vai nel panico vicino a quelli, ti affondano i denti nella carne. Attenzione. Avanti, sono più bello. Un colpo di sonno. Oh, merda. Porca puttana, tipico horror anni 90, dove ti distrai 2 secondi e c'è il mondo in mezzo alla strada. Ci sta. Ci sta. Belle le espressioni però, raga, eh? Cosa faccio? E adesso cosa faccio? Direi che devi girarti, se devi fare una cosa girati, buon uomo. Attenzione, siamo Leon, lo sceriffo Leon. Dovrebbe essere una recluta in teoria lui, ma con me è uno sceriffo. È raccomandato. Guardalo se è convinto. Non c'è nessuno? Non vedi che c'è qualcosa di strano, buon uomo? Minchia, com'è? Strano. Eh no, dai, è soltanto un'auto della polizia, così. Ci sta, tutto normale. Ah, c'è pure questo, cioè. Però sarà ketchup, no? Attenzione, iniziamo già. Wow, mamma mia, tra l'altro non è male di grafica. Non so se si può migliorare un bel po', però in teoria è tutto al massimo. Ok, non possiamo aprire il bagagliaio della polizia. Ok, shift corri. Siamo un cazzo di sceriffo. Vediamo se... Ah, si può entrare a posto. Noi giustamente andiamo dove le scie di sangue portano. C'è nessuno? Wow, minchia. C'è qualcosa che non va. Belle ste ambientazioni così dentro un autogrill. Sento dei rumori bruttissimi. Direi di andare avanti qua, cercare di esplorare. Guarda che bello. Allora, nel frattempo, vediamo se ci sono patatine da qualche parte. E da qualche parte qua. Mi sento persone tipo... Oddio!
Buon uomo. Non mi risponde. Tenga duro. Torno subito. Lo tenga duro che arrivo, eh. Beh, detta così. Attenzione. Oh, ma mi ha chiuso. Figlio di puttana. Pelato di merda. Sapevo di non dovermi fidare mai dei pelati. Che sta facendo? Dio mio. E sta fermo. Che cazzo? Stia indietro, non si avvicina. Ehi, ma è lui lo sceriffo. Io gli ho fottuto il posto. Oddio. Non muoverti. Porca puttana. Non vedi che... Vai via. È morto? Muorici. Brutto bastardo. Ok. Porca puttana. Ma buongiorno. Prendi tutto. Abbiamo la chiave. Mamma mia, quanto è bello i survival horror così. Allora, con Tab apriamo l'inventario. Esaminiamo questa chiave. No. Cos'è? Esamina. Chiave magazzino. Ok. Ce ne andiamo di qui. Cos'è? Si è rialzato. Oddio, buon'anima. Allora, una cosa molto importante, raga, dei survival horror è quello di non per forza sparare la gente. Risparmiare munizioni potrebbe essere una scelta molto migliore. Oddio. Porca puttana. No, sono un coglione. C'è il movimento un pochino strano. Forse la sensibilità. Madonna. Perché due coglioni? Ma che sensibilità ha sto roba? C'ha un po' il movimento strano, vedete, raga? Esci da qui. Devo regolarla. Che cazzo sei tu? Ah, Claire. Stai giù. Stai bene? Sì, penso c'ho so, di sì. Io c'ho solo due morsi nel collo, tranquillo. Ringraziami dopo. Una volta salvi. Porca troia. Oddio, ma è pieno. Gli zombie sono fatti benissimo, raga. Ce ne andiamo così. Ma che succede? Non lo so. Forse alla centrale sapranno dirci qualcosa. Sei un poliziotto? No. Sì, Leon Kennedy. E tu? Claire. Claire Redfield. Io sono una gnocca. Piacere. Qui. No. Cerco mio fratello. È un poliziotto. Beh, per fortuna ti ho incontrata. Ormai non so più cosa aspettarmi. Ok, appena ho un po' di calma, ragazzi, devo soltanto regolarmi la sensibilità. Comunque, questo Resident Evil 2 già parte così a bomba. Mi piace un sacco già. Peccato di aver preso così due morsi a caso. Speriamo che sia solo un prologo e quindi appena iniziamo seriamente non ho il danno preso. Comunque, una delle cose che vi dicevo è che bisogna fare una buona gestione delle risorse, quindi cercare di capire quando vale la pena uccidere un nemico e quando invece possiamo evitarlo di uccidere. Secondo me sta cosa aiuta molto in base alle situazioni che abbiamo, perché i proiettili saranno comunque limitati e dobbiamo cercare di fare le cose per bene. L'unica cosa è che il movimento del personaggio è... Io cammino dove punto la visuale. Però se avendo la visuale troppo veloce, il personaggio mi si sposta troppo strano, capito? Quindi devo regolare questo. Comunque, Resident Evil 2. Attenzione a tutti i cittadini. A causa dell'epidemia in corso, vi invitiamo a rifugiarvi presso la centrale di polizia di Raccoon City. Cibo e medicinali verranno distribuiti a chiunque ne abbia bisogno. Oh mio Dio, non posso crederci.
La centrale di polizia è vicina. Ci diranno qualcosa. Sì, ma se fossimo rimasti soli, gli unici sopravvissuti... Qualcuno è sopravvissuto. La città è grande. Non siamo soli. Attenzione. Dovremo camminare da qui. Ci sono soltanto dei non morti lì che stanno mangiando il buon uomo, ma... Oddio, minchia, sono proprio fatti bene. Sì, buona idea. Buongiorno. Leon, torniamo indietro. Oddio, ma quello è il camion dell'inizio. Quello che mangia il panino. Ah, è stato morso alla fine. Claire, esci ora. Ma cazzo! Porca puttana! Madonna! Dio mio, sembra di giocare The Walking Dead con... con Leon così. Merda. Cazzo, raga, mamma mia. È Claire. Claire! Esplosa male? Claire, stai bene? Sì. Ah. Tutto ok. Tu stai bene? Ah, è dall'altra parte, ok. Non posso stare qui, non è sicuro. Va bene. Oddio. Tutto questo è assurdo. Ok. Noi avanziamo. Non posso regolare bene la sensibilità per adesso. Dobbiamo andare di qui. C'è un vicolo. Oh cazzo. Attenzione. Andiamo di qui. Ho solo 6 colpi. Madonna. Oh, finalmente. Ah, è quella la centrale. Ah, è mica 2 metri. Ok, è quasi pieno di zombie. Dove cazzo passo? Di qui? Mi viene l'ansia. Oddio, è pieno. Oddio, si alzano tutti. Veloce. Mamma mia, un po' di ansia viene a passare in mezzo a tutti. A tutti questi zombie lì, mamma mia. Ok, siamo ufficialmente, penso, al sicuro. Il nostro inventario... Ah, ok, la nostra salute è normale. Poi qua possiamo scorrere su lettera di orientamento. Ah, qua abbiamo noi una lettera. Agente Leon Kennedy. Congratulazioni da parte di tutto il reparto, insomma, di polizia per aver completato l'addestramento. Alla luce delle sue sorprendenti risultati conseguiti, siamo più che lieti che lei sia entrata a far parte del nostro corpo per l'orientamento. Faccia rapporto alla centrale di polizia di Raccoon City, venerdì 25 settembre alle 8. Attendiamo con ansia il suo arrivo, commissario della polizia di Raccoon City, Brian Irons. Bene, bene, sappiamo le cose iniziali. Qua non c'è niente da prendere, presumo. Direi di no, quindi direi di entrare. Ok, siamo tutti bagnati. Guarda però quanto cazzo è fatto bene, raga. Ehi là! Non c'è nessuno? Direi di no. Oh, munizioni. 6 proiettili. Metti qui. Ricarichiamo la nostra pistolozza. Ah, un caricatore da 12. Perfetto. C'è un computer. Ok. Ah, le telecamere. Sono entrati anche qua, sono entrati. Oh merda. David, Marvin, ci siete? C'è una via d'uscita, è scritto qui. Ok. Ha scritto una via di uscita. Spa-
spara. Sparali in testa. È lì che si trova. Quindi lui ha la via. Sa la via di uscita per qui. Ah. Ah, vabbè, ok, questa qui è la safe room. Oddio. Perché io ho preso la Deluxe Edition e quindi abbiamo una pistola speciale. La nostra arma cos'è? La Matilda. Vabbè. Che pistolozza qua. Però non so se utilizza gli stessi colpi. Non lo sappiamo. Pistola 9 mm da 15 colpi. Sì, utilizza gli stessi proiettili. Facciamo una roba. Noi per adesso la posiamo, perché non voglio un po' abusarne da una parte. Dall'altro lato, che senso ha che abbia preso la Deluxe Edition senza usarla, no? Attenzione, uno spray medico. Questo ce lo fottiamo. Va bene, per adesso vediamo. Keep out. Si possono aprire queste cose? Oh cazzo, posso passare volendo da là sotto. Però aspettiamo un attimo, voglio un pochino guardarmi intorno e capire un attimo la sensibilità. La sensibilità sembra buona, mi devo semplicemente abituare con il coso. Ah, qua serve una chiave di pick. Madonna. Qua che cazzo è? Sembra ci vogliano tipo tre medaglioni. Qualcosa alla Resident Evil. Vediamo, saliamo sopra. Qua ci sono tutti i piani superiori. Oh, qua è un altro enigma. Ma non abbiamo niente per adesso che possa aiutarci. Bene, l'unica cosa che possiamo fare è, intanto, vediamo se qua c'è qualcos'altro. Noi qua abbiamo soltanto questa pistola samurai e non abbiamo nient'altro. L'unica cosa che possiamo fare è procedere verso qui. Minchia, sei inquietante, raga. Immaginate di entrare così dal nulla, un apocalisse zombie si propaga, perché sappiamo bene che, diciamo, la storia di Resident Evil si basa sulla Umbrella Corporation che faceva esperimenti. All'inizio l'ha fatto soltanto su Villa Spencer, no? Dove è ambientato Resident Evil 1. Mentre adesso qui su tutta Raccoon City. Quindi si hanno provato a espandere le loro armi biologiche. Qui ci vuole un fusibile che noi non abbiamo. L'inventario è limitatissimo, quindi molte cose saremo costretti a posarle e poi riprenderle più avanti. Qua è... Mamma mia, raga, l'atmosfera te la dà. Tra l'altro io, perdonami, la pistola alla mano, che forse è meglio. Guarda che quanto è fatto bene. Mamma mia, è proprio bello. Qua c'è un'altra porta. Oddio, questa si apre. Ma per curiosità, qui dove siamo? Sala conferenze. Si alza questo. Non ti alzare, ti spacco tutto. E qui non c'è niente. Sala conferenze. È sempre buono controllare un po' tutto. C'è un pulsante. Accendo la luce, molto più fresco così. Però sembra che non ci sia nulla. A parte uno zombie qui che spero che... Oh, oh, oh. Così, 10 proiettili. Comodo. Se io faccio adesso, apro la mappa. Sala conferenza. Ok, penso sia proprio completata, non mi dice niente più. Tieni premuto. Sbagliato, tieni premuto. Ok, stare molto attenti. Di qui possiamo andare. Quanto do un'occhiata anche qui. Ma sì, c'è un tasto rapido per la mappa. Sì, molto meglio così. Allora, di qui stiamo andando in un corridoio. E a destra è il bagno. Si può aprire? Si può aprire. Ti prego, non fare scherzi di merda. È proprio inquietante, eh? Oh, uno spray. Schifo, non ci fa. Vedi quanto è bello dare un'occhiata ai vari posti. Qua c'è bagno che perde. Guarda pure la luce. No, raga. Proprio, mamma mia, un ambiente veramente fantastico, raga. Guardate qui. Cristo. Minchia, questa è chiusa con le catene. Ci vorrà sicuramente un accessorio. Oh. Vi prego! Aprite! Aprite! Dov'è? Questa cazzo di casa!
Oh, buon uomo. Ti faccio uscire. Aiutami, ti prego. Ah, è quello lì col taccuino, perfetto. Non mi incrocia. Ma come resisti? Lo stanno branando. Oh cazzo. Mamma mia, raga. Però taccuino della gente, attenzione. Allora, questa è la statua con i tre medaglioni. È un passaggio segreto. Si sposterà la statua e c'è un passaggio poi sotto che scende e risale nel parcheggio per poi andarsene. Attenzione, perché c'è disegnata una merda qua, penso? Ah, scusa, quindi col medaglione... questa non l'ho capita. Allora, in teoria ci sono tre medaglioni. Uno rappresentante il leone e l'unicorno. E... non lo so, qualcosa, una donna comunque. E in base ai medaglioni che troviamo dovremmo mettere poi quei simboli che abbiamo visti. Che cazzo sono? Tipo segni zodiacali. Vedi, qua c'è lo scorpione, i pesci, sagittario. Vabbè, qua c'è il serpente, no, non penso siano i segni zodiacali. Ok, quindi possiamo... ma sta entrando qualcuno? Oddio. Non puoi entrare così senza un minimo di rispetto. Diciamo che sui vecchi Resident Evil i zombie non barcavano le porte. No. Vai via. Cristo, sono ovunque. Oh cazzo, raga. Che cazzo faccio? Forse posso fotterli. No! Per il coglione! Oddio! Dove cazzo vado? Questa non si apre. Di qui. Dimmi che ti apri. Com'è chiusa? Madonna! Sono morto! Aspetta, come siamo di vita? Normale. Dai, ancora un danno lo possiamo prendere. È dura. Madonna. Ma questo c'è proprio morto comunque. Raga, sono costretto. Porco. No, va bene, mi sono chiuso malissimo. Due mi hanno preso. Ok, però prendendo un po' di danni sicuramente è meglio dei proiettili. Devo procedere allora. Per forza, devo ripassare da qui. No, ma dove cazzo sono arrivato io? Porco. È pieno. Ah, da qui sono arrivato. Madonna. Forza. Che due coglioni. Dai. Porca troia. Oh, wow. Attento. Ce l'ho. Sei al sicuro? Per ora. Grazie. Chi cazzo è? Marvin Bran. Marvin, ok. Leon Kennedy. C'era un altro agente, io non... Alzati. Sono certo che hai fatto del tuo meglio, Leon. Insomma, abbiamo fatto un cazzo. Qualcuno sa come è iniziato? Non ne ho idea. Ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione. Avrei dovuto cominciare la scorsa settimana, ma hanno rimandato. Se fossi arrivato prima. Ma ora sei qui, Leon, il resto non conta. Ok, tenente. Pronto. Forse potrai uscire vivo dalla centrale. La gente che hai incontrato, Elliot, credeva di poter fuggire da questo passaggio. Ah, quello che abbiamo visto nel taccuino, sotto... Esatto. Ma è perfetto. La porterò all'ospedale. No, io non sono una priorità ora.
Tenente, io non la lascerò qui. Questo è un ordine, recluta. Devi pensare a salvarti. Verrei con te, ma ti rallenterei. Ora, prendi questo. Non posso prendere. Zitto! E non fare il mio errore. Se incontri uno di quei cosi, con la divisa o meno, tu non esitare. O li ammazzi, o scappi. Chiaro? Sì, signore. Ma lui sarà stato morso perché ha esitato, appunto, a... magari ha visto un suo collega, giustamente. Possiamo capire la situazione, ma vabbè. E vabbè, è andata come è andata. Coltello da combattimento. Equipaggio nella schermata. Ah, quindi quando vengo afferrato da uno zombie, premo spazio e lo atterro. Ovviamente ha una durata, quindi si va a rompere. Ok, trova i 3 medaglioni, è il nostro prossimo obiettivo. Ma io direi di terminare qui il primo episodio di questo Resident Evil 2 Remake. Spero che questo gioco comunque vi piace. E niente, ci vediamo al prossimo episodio con Resident Evil. Ciao, benvenuti.